ragazzi e bentornati qui sul canale con una nuovissima serie di Minecraft. Oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, siamo nella Primal UHC. Vi voglio rubare pochissimi minuti prima dell'inizio del video, ragazzi. Intanto vi volevo avvertire che qua sotto in descrizione trovate tutti i canali partecipanti a questa serie con il loro canale allegato. Oggi, ragazzi, che è venerdì 3 marzo, troverete caricato su tutti i canali alle 3, ragazzi, ovvero quando è uscito questo video, tutte le altre visuali su ogni canale, quelli che trovate in descrizione. Inoltre vi voglio informare che questa serie ha una programmazione ben definita. Infatti, a partire dalla prossima settimana, ogni martedì e ogni venerdì, troverete su tutti i canali la loro visuale, ovvero la visuale di ogni partecipante. In particolare, sul mio canale, ragazzi, la troverete appunto il martedì e il venerdì alle ore 15 in punto. Quindi, ragazzi, spero che questa UHC vi piaccia. Mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti secondo voi chi vincerà questa UHC. E niente, ragazzi, io adesso vi lascio il video. Buona visione. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui in compagnia di Mine Hendrix, Bianca, Glaze, Matt, Voras, Jekyll, Lab e credo di averli letti tutti. Sì, basta, non c'è nessun altro. Esatto. E siamo qui per giocare una partita di ultra hardcore, vale a dire un UHC. In questo caso si tratterà di Primal UHC. Questa stagione, così come anche le prossime, saranno a tema storico. Quindi, per esempio, ambientate nella preistoria, poi ci sarà una tipo in stile antica Roma, una in stile medievale e così via discorrendo. Questa, per l'appunto, come potete vedere anche dalle nostre skin, è a tema preistorico. Adesso, l'UHC funziona così. Non c'è la possibilità di recuperare la vita se non mediante l'uso di pozioni o mele dorate. Quindi inizieremo, saremo quattro coppie e ci divideremo in quattro punti a random della mappa. Prenderemo materiali per farci armature e armi e poi ci sfideremo al centro per vedere chi sarà il più forte. Detto ciò, buona fortuna e buon game. Allora, 3, 2, 1, start game. Vai. Ok, 3, 2, 1, ci si vede tra tanto tempo. Ora crasha tutto. Aspettate un attimo, perché ci si suddivide in stanze adesso. Vai. Ok, andiamo. Ok, allora, perfetto, ci siamo. Allora, aspetta che avvio anche il tempo, almeno so all'incirca quanti minuti mancano. Ok, prendiamo un po' di legno. Ok, iniziamo a prendere la legna, sì. Allora, suddividiamoci i lavori, adesso io... Ma gente che sta già andando a scavare, com'è possibile? Vabbè. Allora, mi prendo un po' di legno, mi faccio già una crafting table, almeno ne utilizziamo uno in due per ora, ok? E mi faccio una spada in legno intanto per andare a prendere un po' di... mi faccio un piccone, proprio così violento. Li faccio per tutti e due, vai, te lo faccio io. Ok, allora, laggiù c'è anche del carbone lassù in cima, quindi direi di... Potremmo. Esatto. Allora, prendiamo la crafting table e andiamo lassù dove c'è il robo, il carbone, vai. Poi nell'episodio se moriamo comunque... Sì, nel primo episodio si può respawnare, dal secondo no, quindi è bene. Perfetto. Ok, dov'è che l'avevo visto? Oh, qua c'è anche una grotta enorme, quindi magari teniamone conto. Ok, siamo in una buona zona, adesso posso dirlo perché c'è un botto di cibo, carbone, quindi ok. Sì, prendo un po' di carbone che c'è qua intanto anch'io. Vai. Tanto io prendo un po' di pietrisco, mi faccio spade in pietra al momento... I picconi in pietra. Va bene. A caso. Allora. Il problema principale sarà combattere quando avremo le cose, perché... Quello sì, potrebbe essere un problema. Ok, qua intanto faccio le due spade. Uno e due. Ok, due picconi ce li ho. Adesso te lo porto. Sono andato a prendere anche il cibo, visto che lì ci sono... Ah sì, ti devo dare anche la spada, vero? Aspetta che me lo sono scordato. Ok, te prendi un po' di cibo. Sì, io prendo il carbone, almeno possiamo già anche cuocerlo un po'. Tanto probabilmente staremo, anzi, quasi sempre in miniera. Quindi meglio prenderci il cibo adesso. Anche se in miniera ci andiamo tra... nel secondo episodio, meglio organizzarsi subito. Almeno non dobbiamo tornare su per cibo, eccetera, eccetera. Tanto salto di qualità, stanno facendo obiettivi random. Labcraft ha già perso metà vita, va bene. Sì, ma l'aveva già persa pure prima, infatti. Vabbè, allora... Come? C'è un villaggio laggiù. Davvero? Vabbè. Sì, da dove eravamo spawnati. E allora direi di andarci se non ci sono già stati. Cioè, prima di andare via. Sento uno zombie. Dov'è? Eccolo qua. Vieni. Ci vedere dal villaggio. Ok. Ok, morto. Allora, andiamo verso il villaggio. Tanto dritto per dritto di qua. Ok.
No, come hai fatto a vederlo? Ho 15 di distanza rendering e non l'ho visto, vabbè. Io ero sopra la montagna, si vedeva proprio tutto. Speriamo ci sia un fabbro, che magari ci troviamo qualcosa. Con la fortuna che abbiamo probabilmente non ci sarà, però speriamo. Magari ci sono anche i diamanti, magari. Vediamo un po', non c'è il fabbro. Non c'è bello. Il fabbro. Non c'è il fa, almeno che non sia là dietro, ma ok. No, aspetta, aspetta, forse qua dietro c'è qualcos'altro. No, non c'è niente. C'è andata male. C'è andata male, non c'è il fabbro. Perfetto. Che sfiga. Mamma mia. Prendo un po' di carote perché è l'unica cosa che ci sono. Sì, c'è la carota. Allora, White Thunder ha perso metà vita. Buono. Beh, perlomeno quello, dai. Prendo anche le barba, tutto prendo, E le robetole si possono mangiare? Sì, però non danno praticamente nulla, se non sbaglio. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare una grotta, anche se avevamo già trovato quella laggiù, anzi. Qua ce n'è una, Però okay, non so quanto è profonda. Aspetta, che coordinate siamo? Ok, siamo praticamente al centro quasi, 300 blocchi dal centro. Quindi buono. Mi sta leggendo il colpo. Devo stare attento qua. Ok, scendiamo da qua o torniamo in quella laggiù in cima alla montagna? Non ti trovo, però qua ce n'è una se vuoi scendere. Sì, sì, l'ho visto. L'ho visto e... Ok, eccoti. Okay. Potremmo scendere qui. Sì, dai, scendiamo qua, vai. Tanto cibo ne hai tanto? Cosa di cibo ne ho? Sì, abbastanza. Ho 19 pezzi di carne e 20 carote. Facciamo così, vai. Io prendo un altro, ammasso un pochino di maiali. Ti do una mano. Vediamo un po' se riusciamo a prendere qualcos'altro. Allora, sì, direi di scendere laggiù, dai. Ho 52 carote, sì, dai. Posso. Tanto se stiamo in miniera il cibo cala molto lentamente, quindi dovremo farcela. Sì, poi se la cuociamo la carne... Sì, 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 infatti, appena arriviamo giù ci facciamo le fornaci. Questo villaggio però veramente mi ha lasciato... Sì, è fatto schifo, vabbè. Dov'è la grotta? L'ho persa. La grotta è qua. Allora, c'è anche già della lava, quindi attenzione... Aspetta, io non ho tanto legno però, non ho per niente legno. Io ne ho 40 di pezzi, vuoi farne un po'? 40 grid? No, trasformati. Trasformati, sì. Diciamo che ne prendo un altro pochino. Dobbiamo farci anche le armi e tutto. L'idea sarebbe... Oddio, però aspetta, ci sono le librerie. Io qualche libro me lo prenderei. Magari sì. Non le lascerei lì, perché magari... Anzi, probabilmente riusciamo a fare anche l'enchanting se abbiamo fortuna. Quindi sì. Dovremmo trovare... Vai, te prendi il legno e vado a prendere un po' di librerie. Devo vedere se trovavo le canne da zucchero, ma... Mi sa che non è il caso. Mi sa che non ce ne sono. Dove sono le librerie? Eccole qua. Abbiamo anche... Sta diventando notte. Ok, sta diventando notte e questa cosa non mi piace. Per niente. Però tanto adesso scendiamo in caverna, quindi... Ok, le librerie le ho prese. Ok, dai, di legno dovremmo averne abbastanza. Sì, il legno sì. Ok, ci sono delle canne da zucchero. Buono, buono. Buona. Sono anche... ci serve anche la pelle, però, vero? Aspetta, ammazza. La pelle io ne ho 6 pezzi. Vai, metto queste mucche e poi vengo verso la grotta, che sta diventando notte. Ok. No, piove. Vabbè, ma allora... Devo stare attentissimo adesso. Devo prendere queste canne da zucchero e scappare. Vai, scendiamo. Dove sei? Sto arrivando a te che ho preso altre pelle. Non vedremo la terraferma e la superficie per un bel po', probabilmente. Però, Lovecraft sta per morire. Buono. Anche White Thunder ha preso fuori. Allora, io... Però aspetta, di qua è tutto chiuso, mi sembra. La grotta... allora mi sa che ci tocca andare a caso, mi sa. Prova a dare un'occhiata anche tu. Eh sì, mi sa che è tutto chiuso. Vabbè, dato tappiamoci dietro che... Ok, tappati con la terra, ce la fai. Altrimenti saremmo potuti scendere per il canyon, però... Mi sa che era chiuso anche quello. Il canyon, proprio chiuso? Mi sa di sì. Aspetta, scendo un secondo qua sotto. Sì. Stando attento a non morire male. Ok, vediamo un po' se riesco a tapparla. Vediamo se c'è qualcosa. Metto anche le torce, se no ci spone il mondo qua dentro. Non penso ci sia qualcosa, però... Anche secondo me, però... È mascottante. Cos'è quella in quell'impresa? Mai vista? È mascottante, penso sia... Mezzo cuore. Aia. Vabbè, a sto punto gli conviene morire, cioè. Esatto, gli convierebbe morire, perché... Mancano 3 minuti. Non c'è niente. E allora mi sa ci conviene... Ma come me non va via la lava lì? Vabbè, ci conviene... Anche se io sento degli zombie, quindi... Probabilmente vengono da scegliere anche c'è di fianco, quindi magari possiamo scavare da qua. Sì, scaviamo da qua, vai. Ho trovato una caverna. Ah, ok, allora vengo, vai. Vai, sto arrivando. È quella... Perché c'è uno scheletro, quindi attenzione. Ah, c'è uno scheletro, buono. Vediamo un po' se riesco a vedere se di qua c'è... Ah, qua c'è altro carbone. Aspetta che me lo prendo che lo scarseggio già. È morto Voras. Arrivederci. Vabbè, può respawnare, per fortuna. Sacco, mi sa che... Sali. Ma mi sa che mi conviene morire a sto punto. Non lo so. Ah, ok, sì, lo puoi... Ok. Non so. Io però qua...
Aspetta, qui siamo in una situazione molto complicata. È morto anche Lovecraft. Sì, vabbè, possono respawnare per ora. Ma se mi ammazzassi anch'io allora? Forse se ti conviene. Sì, faccio. Mi sa che non è ancora finito, vai, prova. Un minuto, un minuto. Allora fallo adesso. Sento un botto di zombie io però. Vorrei un che... minuto, quindi. Vai. Perfetto. Cittiamola male, cittiamola. Piccoli command nascono. Ma Tesla... Come ti faccio a sovernare? Vai, però. Fatti, fa lui. Vai. Mi puoi spaccare quel blocco sotto? Ah, oddio, sì, aspetta che... Cioè, conveniva respawnare, perché altrimenti rimanevo con un... Sì, buono così, dai. Ok. Abbiamo altro ferro qua, però aspetta, metto un po' di torce qua in... Ok, qua... Oh, la madonna, aspetta, no, qua è pericoloso. Ok, ma stare attenti, altrimenti qua c'è... L'Isiglesia è stato trasportato... Ah, ok. Fine primo episodio, okay. Ok, vai. Ci vediamo nel secondo. Ci vediamo nel secondo.